i podcast di LCN Sport. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici di Diario 1912, la calciolecco dei Mayday. Oggi è sabato 6 aprile 2024, oggi è match day, oggi è il giorno di Spezia Lecco, è la prima delle ultime 7 gare di campionato, quindi la seconda dell'ultimo lotto post pausa per le nazionali, quindi il programma è definito ormai quasi nella sua interezza, tenendo conto del fatto che le ultime due potrebbero invece ancora cambiare in base a necessità di classifica, di contemporaneità e via dicendo. Certo, se andiamo avanti di questo passo non so quanto a noi possa interessare la cosa, magari per Brescia e Modena il discorso sarà diverso. Al di là di tutto, oggi, come dicevo, è match day, ma come abbiamo fatto spesso nel corso degli ultimi giorni, apriamo con il ritratto blu celeste. Ne abbiamo tre. Allora, in ordine di presenze ci segnala Lanfredo Birelli. Partiamo da Ezio Tettamanti, classe 1938, nato Giono, che nell'Ecco di presenze ne ha collezionate 168 senza segnare. È partito il 18 maggio 1958 l'Ecco Venezia 0-0, è arrivato allo spareggio per la permanenza Serie B del 21 luglio 1968. Geno, l'Ecco 0-0 giocato sul neutro di Bergamo. Ha partecipato alle stagioni d'oro, a lui sono dedicati la scheda e il podcast che potete riascoltare in Blu Celesti. Sì, Blu Celesti per sempre. Paolo Vignali, nato a Lodi nel 1989, a Lecco per due stagioni dal 2014 al 2016 con 63 presenze ufficiali, 5 reti, due campionati Serie D dei Blu Celesti terminati entrambi al secondo posto alle spalle di Castiglione e Piacenza con la disputa nei playoff, sconfitti dal Serenio il primo anno, vincenti ma senza promozione nel secondo con i pareggi con Pontisola e lo stesso Serenio, 5 reti segnate tutte a Rego Monticelli, le ultime due nei playoff decisive per l'esito finale su punizione nei minuti di recupero. Abbiamo poi Adriano Moltanto, siciliano di Erice, classe 1988, una sola stagione 2008-2009, inizio carriera dopo l'esperienza di Pagani, 30 presenze ufficiali, 4 reti, un'annata negativa ma chiusa positivamente con la salvezza ottenuta ai playout contro la San Benedettese, un talto al tiro. In seguito ha giocato in tantissime squadre, nessuna l'ha ospitato per due stagioni intere consecutivamente, anzi anche due squadre nella stessa si sono alternate. Attualmente in forza la Casertana in Serie C e vicino ai 100 gol in carriera, un attaccante che anche in Serie B si è fatto assolutamente notare. Valsecchi, appunto, c'è una mancanza nel nome perché non si è ancora riusciti a rintracciarlo, quindi questa è una chicca, eh? Ha difeso la porta dell'Ecco con la bellezza di 26 reti subite in sole 8 partite assieme a Binaghi e Pedretti in Serie C nel 40-41, campionato concluso al terzo ultimo posto con la retrocessione nella serie inferiore, fatta salva la riammissione arrivata in seguito. È stato nativo di Lecco nel 1905. Abbiamo Giuseppe Agostinone, foggiano, classe 1988 come Montalto, in campo in blu celeste una sola volta contro la capolista in Monza Lecco 4-0 del 1 febbraio 2020, 50 minuti, era appena arrivato, e altre due volte in panchina nelle due partite seguenti contro Pergolettese e Alessandria. Poi è arrivato il Covid e via dicendo. Ha vinto proprio in questi giorni, in questi pochi giorni, il campionato di eccellenza con il Siena, che per la categoria era una fuori serie totale, quelle parti tanti giocatori che per dire hanno fatto tantissima C, ma che anche in D hanno fatto grandissime cose e insomma hanno stravinto con ampio anticipo. Abbiamo poi il compleanno di Cesare Natali, nato a Bergamo nel 1979, cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta, l'Ecco ha avuto la prima esperienza da calciatore professionista, diciamo da prima squadra, ha giocato insieme ad altri giocatori rimasti nella memoria di tutti come Adamo Bertolini, Calabro, Giaretta, Monguzzi, via dicendo, sotto la guida di Cadregari, sostituito da Giampaolo Rossi quasi alla fine della stagione regolare, playout di C1 contro il Padova e conseguente salvezza. L'esordio è arrivato in Coppa Italia, l'Ecco per Gocrema 0-0 del 9 settembre 1998. Parliamo di un difensore arcigno, forte di testa, e con questo fondamentale ha segnato la sua unica rete in blu celeste durante l'Ecco Arezzo 1-1 del 21 marzo 1999. 25 presenze con quella di Coppa
Coppa Italia. L'ultima apparizione è stata nel ritorno di Padova del 6 giugno, deciso da una rete di Bertolini dopo l'1-1 di Lecco. È tornato all'Atalanta, esordito in B, poi in Serie A nel 2001-2002, è andato a Bologna, Udinese, Torino, di nuovo Bologna, Sassuolo. Ha chiuso la carriera il 10 maggio 2015 nella vittoriosa trasferta a Cesena per 3-2, con alle spalle 314 partite nella massima serie e 10 rete. Vanta anche 3 presenze all'Under 21 e una riabilitazione sotto i miei occhi nel 2013 con le Leratti. Sono legati da un grande rapporto ancora, e dopo aver rotto il legamento crociato era stato ospitato spesso sul prato del Rigamonticeppi proprio dall'Ele, che lo mandava in campo negli intervalli del camp blu celeste, tanto vero che lui poi si era fermato anche coi ragazzi, ci aveva parlato, intervista da parte dei giovani, autografi, foto, un bel momento, lo ricordo, facevo parte dello staff nel corso di quell'estate. Auguri anche a Federico Nacci, nativo di Moncalieri dal 1998, qualche mese prima che Natale iniziasse la sua carriera, tanto per dirvi. Centrocampista arrivato dalla Paganese nel 2019 dopo una stagione titolare, Lecco poco più di una meteora, 8 presenze in totale, 6 in campionato, 2 in Coppa Italia, dove contro Feralpisolò gioca l'unica partita intera in blu celeste sotto un diluvio clamoroso. Vittoria dei bresciani, padroni di casa per 1-0, 3 volte titolare, 5 volte subentrato, colleziona poco meno di 300 minuti sul terreno di gioco. Due vittorie, 2-1 al Albino Leff in Coppa Italia e 2-0 a Carrara in campionato, per il resto solo sconfitte a gennaio. Passo poi al Bisceglie. E quindi qui chiudiamo tanti elementi di questo racconto che vi cerchiamo di proporre ogni giorno. Per quanto riguarda Spezia Lecco, abbiamo chiaramente un po' di cose da dire, ma voglio farlo in poco tempo, mi prendo questo impegno con voi. Chiaramente quella di ieri è stata la giornata delle prime parole della stagione, non proprio di questo nuovo corso, proprio in assoluto, in plenaria, in una conferenza stampa, un nuovo vecchio corso per lo Spezia, così ho titolato, perché poi ovviamente con mister Andrea Valgrati c'è già stato un periodo intenso e anche positivo. Di fatto lui è l'allenatore, con Bonazzoli ovviamente, con la più alta media punti. Ovviamente gli altri, Foschi e Aglietti, non sono nemmeno paragonabili. Sicuramente ha parlato molto, diciamo 26-27 minuti sui 35 totali, se non di più. Ha detto tante cose, chiaramente ha detto cose largamente condivisibili, altre che sono magari da analizzare in una seconda fase dedicandoci più tempo. Sapete benissimo cosa penso io della gestione dei senatori, di come quel pezzo ci sia veramente tanto mancato a livello morale dentro lo spogliatoio, e sicuramente la domanda l'ho fatta io su questo tema, proprio perché credo che vada spiegata bene questa cosa, perché non abbiamo una versione completa, abbiamo pezzi qua e là, non si riesce a capire se sia un discorso meramente tecnico-tattico, quindi di scelta in tal senso, se siano subentrate anche altre dinamiche o che si fa fatica. Poi è chiaro, ieri si è stata proposta una narrazione, ripeto, su tante cose largamente condivisibile. Mi è piaciuto il fatto che abbia anche spaziato molto oltre rispetto ai confini di una conferenza stampa tradizionale. Ripeto, c'erano mesi di arretrati, si è parlato tanto, è uscita una conferenza stampa a fiume, me l'aspettavo, va bene, meglio così. Trovo positivo il fatto che comunque siano stati messi dei paletti. Da questa conferenza cerco di trarre un aspetto fondamentalmente più positivo rispetto ad altri, ovvero mi sembra sia stata un po' quantomeno frenata quella che è stata una lotta di quartiere. Io l'ho detto tante volte durante la stagione e lo ripeto perché l'occasione mi sembra quella giusta per farlo. Quante volte durante quest'annata si sono viste cose assurde e non c'è stato nessuno in grado di prendersi le responsabilità di fronte alla piazza? Tante volte.
mi sono espresso tante volte su questo. E quello che dice Malgrati, poi si può, ripeto, condividere o non condividere sulla persona. Ho letto i pareri più disparati, è ovvio che in questa situazione si è divisivi a prescindere, perché non c'è continuità di risultati e c'è stato solo per un breve periodo. Però quello che dice lui, tutti abbiamo sbagliato, è una grandissima verità. Banale? Sì, però perché non l'ha detta nessuno fino a questo momento? Perché non ho sentito ancora nessuno io dire abbiamo sbagliato tutti. Se poi qualcuno si sente non colpevole, guardate che ha sbagliato tutto. Qui è stata sbagliata l'impostazione estiva e quindi c'entra Foschi, è stata sbagliata la gestione iniziale, idem con patate, è stata sbagliata la gestione verso il mercato invernale e quindi qui c'entra anche Bonazzoli con Malgrati, con la dirigenza tutta, tutta proprietà compresa. È stato sbagliato il mercato di gennaio, idem con patate. È stata sbagliata la gestione della rosa durante il mercato di gennaio, è stata sbagliata la gestione della rosa dopo, e comunque Aglietti ha fatto 5 sconfitte e 2 pareggi in 7 partite, quindi evidentemente anche lui ha le sue colpe. È quello con le colpe minori? Credibilmente sì, ma ciò non vuol dire che sia assolutamente esente. Non lo invidiamo per le condizioni che ha trovato, nelle condizioni in cui ha dovuto lavorare, ovvero un esonero già stampato in testa fondamentalmente prima ancora di Lecco Cosenza. Detto ciò, è evidente che lui comunque delle responsabilità sulla gestione di una rosa che non ha performato le ha per forza di cose. Malgrati torna, chiaramente riparte con delle colpe. Il fatto che porti un mental coach che non conosco, ho letto qualcosa sul web, c'è poco, e questa è una figura di cui si parla anche poco, ma comunque è un po' la testimonianza di quello che noi abbiamo detto spesso, ovvero che ci sia state delle gravi manchevolezze sulla gestione della rosa. Non dico che adesso arriva il mental coach e cambia tutto, assolutamente no, però il fatto che si faccia questo passo mi giustifica il fatto che anche lui si sia reso conto di aver sbagliato sotto questi aspetti. E magari adesso andiamo a entrare anche nel commento legato a questo sulle probabili formazioni, perché vediamo uno sviluppo che prima non abbiamo visto. Voi direte vabbè, ma grazie al cazzo, e lo so, non è così scontato. Però oltre a questo ho proprio voluto concentrarmi su uno o due specifici aspetti, se no tiriamo tranquillamente le due, quindi il calcio d'inizio. Cosa ci portiamo dietro? Ci porteremo sicuramente dietro a questa partita. Risulterò, come dire, colpevole di piaggeria, fa niente, però 400 persone che partono da Lecco e vanno a vedersi la partita di una squadra più retrocessa che altro, veramente meritano di essere sottolineate a livello di presenza ancora una volta, ancora di più. E sì, anche qui mi leggo quello che ha detto Malgrati, noi di quella gente dobbiamo aver rispetto, quello che abbiamo sempre detto noi, però in tante cose che abbiamo detto questi mesi mi ci sono ritrovato ieri, e sapete che comunque nelle critiche non le abbiamo risparmiate, anche nette. Non si fa un prigionieri quando si è ultimi, non esiste, non ci sono incolpevoli. Però quando io sento cantare la curva nord dire cosa importa se sta arrivando la retrocessione, che vuoi che sia in ogni categoria, magico Lecco, io non vivo senza te, questa è la dimostrazione di come si passi dalle parole ai fatti. È scontato? No, assolutamente no, perché qua non parliamo di 100 persone, sarebbe un traguardo facile, parliamo di più di 400 persone che prendono e vanno alla Spezia. Comoda? Sì, certo, rispetto alle ultime, Ascoli soprattutto è comoda, grazie al cavolo, però comunque, ripeto, è un sabato, in tanti si dovranno prendere comunque la mezzogiornata di ferie, perché il sabato c'è chi lavora abitudinariamente. Comunque la partita alle 2 vuol dire svegliarsi presto, cioè devi anche avere la voglia di farlo, non è una cosa scontata, non deve passare il fatto che questa sia una cosa scontata, perché non lo è, assolutamente no. 300 persone alla Spezia per una squadra più retrocessa che altro, qui veramente le chiacchiere stanno a zero, forse meno ancora, e veramente ci tenevo a tornare a sottolinearlo, perché da questa stagione
se, come sta maturando, è più matura che altro, ci porteremo dietro il fallimento sportivo, è chiaro che avremo anche questo grande aspetto positivo a scaldarci un po' il cuore, ed è l'unico, veramente l'unico eccezione fatta per quel mese e mezzo di risultati fatti quasi ovunque contro chiunque. Per quanto riguarda, come dicevo, la probabile possibile formazione, riguarda noi e riguarda anche lo Spezia, che è una squadra tra l'altro che ultimamente ha ottenuto anche risultati più in linea rispetto a quello che è il valore della rosa. Chiaramente con D'Angelo le cose si sono un po' sistemate rispetto alla gestione iniziale. Fuori Rezza e Di Serio non sono assolutamente delle assenze leggere per D'Angelo. Quasi tutta la rosa a disposizione, c'è Cassata che rientra dal turno di squalifica. Rispetto alla gara con l'Ascoli ci segnalano da La Spezia, formazione dovrebbe essere fondamentalmente identica: 3-5-2, Zöt, Mateju, Ristov e Nicolau dietro, Vignali, Cassata, Esposito, Sebastiano, Bandinelli ed Elia, il lecchese Elia sinistra, Falcinelli e Verde davanti. Questa è una rosa che tranquillamente si va a giocare il campionato di Serie A, e con l'Empoli sulla carta non sfigura. Per quanto riguarda Lecco, credo al ritorno del 4-3-3, o meglio credo, l'ha detto anche mister Andrea Malgrati, ma che tipo di 4-3-3? La manna tra i pali, da destra Lepore, Seliak, Bianconi, ritorna la Seliak Bianconi con coloro, colui che l'ha valorizzata maggiormente, Caporale a sinistra, quindi torna a questa linea che abbiamo già visto nel periodo migliore, a centrocampo Sersanti, degli Innocenti, Ionizza. E quando dico di errori visti degli Innocenti, è sicuramente uno dei grandi argomenti di discussione che ci ha accompagnato nel periodo in cui non giocava mai, non si capiva perché. Vale anche per Galli, sapete benissimo, l'abbiamo detto 100 volte, poi il campo però ci ha dato ragione. Per quanto non siano arrivati i risultati, i due sono stati o tra i pochi a emergere o proprio a salvarsi. Davanti Crociata, che torna a venire spostato con Buso e Novakovic, quindi torniamo al veramente passato, perché questa è stata la formazione che ha dato più risultati con qualche variazione, tipo l'MS dietro con Lepore davanti, quindi un 4-3-3 puro e via dicendo, però questa è stata proprio la formazione che ci ha dato più risposte e punti sul campo. Basterà? Non lo so. Obiettivamente non troviamo una squadra che rappresenta un'armata, noi però siamo in questo momento una sorta di armata Brancaleone, il che vuol dire che non vinciamo dal 26 di dicembre, quindi cosa volete che vi dica, signori? C'è solo da guadagnare, perché da perdere c'è niente, perché tante volte io dico c'è sempre da perdere, fosse anche la dignità, però siamo andati oltre questa cosa e mi sono già espresso, quindi ripartire riguadagnando quella davanti a 400 persone che verranno per sostenerti, e poi da lì andiamo oltre. Buona giornata a tutti, chi non può venire alla Spezia mi raccomando, 13:45 circa su YouTube di Lecco Channel LCN Sport per la diretta, collegamenti dal picco, saremo presenti come di consueto, vi porteremo con noi dentro la partita, prepartita c'è già, il post partita ci sarà, foto, video, tutto, trovate tutto. Quindi buona giornata a tutti e forza Lecco Channel.